amici della Giostra del Saracino, buona serata da Piazza del Comune. È l'estrazione delle carriere della 136esima Giostra del Saracino, dedicata al cinquantennale della Fiera Antiquaria, un'edizione che si annuncia particolarmente incerta, tante novità nei quartieri sia per quanto riguarda la dirigenza e il rinnovamento che c'è stato sia a Porta Crucifera che a Porta del Foro, e poi rimescolate molto le carte anche per quanto riguarda i giostratori, una coppia tutta nuova almeno tra i titolari a Porta Crucifera, e poi anche il debutto a Porta Sant'Andrea di Marborini. Io saluto Daniele Gori che questa sera commenterà con noi le estrazioni delle carriere. Benvenuto Daniele. Buonasera a tutti. Allora, è una giostra particolarmente attesa perché le novità non sono poche. Ma sì, sicuramente sono stati cambiati completamente gli equilibri che erano in piazza, partendo da Sant'Andrea con l'addio di Stefano Chierici e la scelta del quartiere di introdurre questa figura del famoso benzina di Tommaso Marmorini. Sicuramente ha cambiato tanto gli equilibri nel quartiere. Porta Crucifera fa scendere in lizza due esordienti, frutto sicuramente di scelte ponderate dal consiglio insieme all'allenatore Carlo Fazzetti, che peraltro credo che sono due giovani molto promettenti, l'hanno dimostrato diciamo in provaccia, Antonio Rauco l'ha dimostrato anche in altre gare, e sono persone che sanno tirar fuori le unghie nel momento giusto, sono dei garisti, ecco. E Porta del Foro ripropone nuovamente Davide Pazzi, perché così è giusto che sia, perché ha vinto la provaccia dimostrando le sue caratteristiche, diciamo, tra l'altro con una cavalla esordiente l'anno scorso, e poi chiaramente affiancato da Vernaccini che ha fatto vedere due anni fa quello che è in grado di fare. Poi l'ultimo anno è stato un po' più, diciamo, sottotono, però sappiamo il potenziale che ha questa coppia a Porta del Foro. Santo Spirito, la novità che ha è che non c'è più l'allenatore Martino Gianni, ma gli lascia in eredità sicuramente ormai un metodo di ragionamento per quanto riguarda tutto il comparto giostra, che secondo me non assorbirà nessun tipo di problema. Ecco i musici che fanno il loro ingresso, quest'anno la novità dell'estrazione delle carriere il sabato sera e non il venerdì, questo per armonizzare il calendario con quello che avviene nella giostra di settembre, visto che a giugno c'era un giorno in più di prove con l'estrazione che appunto avveniva di venerdì, quindi un giorno in meno di prove cambia qualcosa per i giostratori italiani? Sì, cambia qualcosa sicuramente in meglio, perché la giostra si gioca tantissimo da un punto di vista mentale sia del giostratore che del cavallo, e dato che ad oggi si allenano 12 mesi all'anno, andavano bene anche 3 giorni di prove, 4 sono più che sufficienti. In questo modo andiamo a parificare i giorni di prova di giugno e di settembre, e anche qui non credo che ci sia alcun problema. L'unica eccezione potrebbe essere per chi ha un cavallo o più cavalli esordienti a dover testare, che allora chiaramente avrebbe bisogno di più giorni, però quando uno arriva in piazza ad oggi sa già con quale cavallo deve giostrare. L'altra novità è le prove che non sono più separate, no, tra titolari e riserve, ma partiranno prima, quindi attorno alle 20:45, ogni quartiere avrà 45 minuti e potrà gestirli come meglio ritiene. Anche questa è un'innovazione che la trovi positiva? È un'innovazione e io sono molto per le innovazioni, non tutte le innovazioni le trovo positive. Questa è un'innovazione da prendere secondo me un po' con le giuste misure, perché si rischia di fare un po' confusione nel momento delle prove. Deve essere bravo in questo caso l'allenatore a dover gestire questi 45 minuti, perché non si può pensare a un tram tram continuo di cavalli, una scorribande durante le prove. Ci deve essere un'organizzazione molto precisa. E
45 minuti se c'è un'organizzazione, del resto sono anche questi più che sufficienti, perché si ritorna alla mezz'ora di prima più 15 minuti e va benissimo. Annunci iniziati dal Galdo Francesco Sebastiano Chiericoni, che è stato grande protagonista per quello che è la sua professione, ha contribuito al salvataggio del calcio ad Arezzo e quindi è stato anche impegnato in questo negli ultimi mesi. Adesso lo rivediamo nel suo tradizionale ruolo di Araldo, con il momento dell'estrazione delle carriere che si avvicina. Vedremo quali sarà la partenza che aprirà la piazza sabato 23. Citavi prima Carlo Farsetti, che anche salutiamo tra l'altro per questo ruolo di allenatore, che ormai lo diciamo da qualche anno, è un ruolo che è diventato imprescindibile, nel senso, nella giostra di oggi. Sì, è diventato un ruolo imprescindibile, mentre è sempre stato importante per un allenatore, solamente che è cambiata così in profondità la giostra negli ultimi anni, che ovviamente uno deve studiare tutti i particolari nel dettaglio, e ovviamente in alcuni quartieri è stata fatta una differenziazione tra un allenatore di giostra, un allenatore di equitazione, e addirittura è stato introdotto, mi sembra da Porta del Foro l'anno scorso e da Porta anche Sant'Andrea, un mental coach. È una figura che per me è fondamentale, però deve essere anche quella molto dentro il sistema giostra, perché il mental coach messo così ha un'importanza poco rilevante. Si capisce il ruolo del giostratore, quello che gli serve, potrebbe essere una figura veramente di svolta, perché la giostra si gioca mentalmente oggi, sia il giostratore che il cavallo, perché avere un cavallo fresco di testa e un giostratore fresco di testa penso che sia fondamentale per raggiungere il risultato massimo. E niente. Perché un giocatore poi, anche a livello appunto di motivazione psicologico, anche per il fatto che oggi la giostra appunto è vincolata spesso a punteggi molto alti, e quindi in quali fasi il mental coach secondo te, cioè nella preparazione durante la settimana, anche la sera stessa o il giorno stesso della giostra, la sua importanza in che momento secondo te? Il mental coach è fondamentale, cioè secondo me il mental coach deve essere un modo di ragionare, di affrontare questo tipo di evento, cioè non può essere preso come una pasticca il giorno prima o la settimana prima, deve essere una metodologia per affrontare questo evento, e pertanto deve partire da prima, esattamente come i mental coach che esistono, no? La famosa doma dolce nei cavalli, non puoi partire la settimana prima, partono da mesi e mesi prima, e allora lì si può vedere poi al momento della gara i suoi effetti, che possono essere veramente rilevanti, perché ripeto, ad oggi la giostra, i giostratori sono tutti allenati, si allenano 12 mesi all'anno, i cavalli sono allenati, e chiaramente anche quelli che andranno a fare gli esordi sono cavalli che magari hanno avuto modo di testare in altre gare, pertanto l'aspetto mentale, di freschezza mentale e di concentrazione nel momento giusto è diventata fondamentale. Ha entrato il quartiere di Porta Sant'Andrea, segue Porta Santo Spirito, chiaramente l'entrata è in base all'ultima estrazione del settembre scorso, quando trionfò Porta Sant'Andrea, dove è rimasto capitano Mauro Dionigi con Emanuele Formelli, che appunto riveste il ruolo di allenatore. Ecco Porta Santo Spirito, dove è stato individuato in Stefano Pelosi, diciamo, il ruolo, ecco, di tra virgolette di preparatore. Ecco che si sta avvicinando anche il quartiere di Porta del Foro, dove Martino Gianni qualche dritta l'ha già data e potrebbe iniziare, ecco, un percorso più consolidato in futuro. E sicuramente è un'altra delle sfide della sua carriera. Sì, l'idea è quella che andrà a aiutare il quartiere di Porta del Foro nei prossimi periodi, poi dopo le realtà non si conoscono, noi siamo al di fuori di quello che è la realtà all'interno dei quartieri.
già è stato a fare delle prove, ha verificato i cavalli e i cavalieri, le loro potenzialità, e il futuro credo che gli darà una mano. E qui c'è un nuovo capitano, Dante Nocentini, nuovo vettore Roberto Felici. Sono stati mesi purtroppo in cui, lo ricordava anche il vice sindaco Camurrini durante la presentazione della Lancia d'Oro, sono stati mesi in cui ci sono state delle perdite di personaggi legati alla giostra, dal nonno a Dario Bonini, a Sandro Sganappa, purtroppo delle perdite che hanno addolorato un po' tutta la città. Vediamo che il capitano di Porta del Foro è con il cavallo di riserva di Davide Parzi. Anche questo è importante perché riescono a testarlo almeno per un'eventuale giostra. Eh sì. Porta Crucifera, anche qui novità con Andrea Fazzuoli, nuovo vettore. Poi c'è anche il nuovo capitano Rodolfo Raffaelli. Quindi stasera sentiremo il giuramento da parte di due nuovi capitani. In realtà io l'ho già sentito il giuramento di Rodolfo Raffaelli, molti molti anni indietro, sì. Ma l'ho sentito, sì. Ah, ecco, vedi, se la cavava bene. No, in quegli anni era molto impacciato. Ora sono curioso stasera per vedere se è cambiato. Sì, sono curioso. Vediamo un po' quello che succede, adesso si sta componendo anche la folla e anche il tifo. I quartieristi di Porta del Foro sono anche stasera quelli più calorosi. Una Lancia d'Oro, come sempre, realizzata dal maestro Francesco Conti, questa volta dedicata ai 50 anni della Fiera Antiquaria, ispirata a tre dipinti dei grandi personaggi realizzati dall'artista Vittorio Angini. Lancia d'Oro che poi sarà portata in cattedrale, dove sarà custodita fino a sabato prossimo, quando poi sarà assegnata al quartiere vincitore. Porta del Foro che tra l'altro sta cercando una nuova sede, che è ormai un problema da anni, la sede che è un po' troppo stretta, però ha detto il rettore, scherzando, che qualche posto per mettere 3 o 4 lance ce l'hanno ancora. Sì, quello c'è sempre posto. No, il problema della sede è enorme, anche perché si traduce in un quartiere come mancate entrate, possibilità di non fare le feste nella maniera giusta, e poi nel tempo si traduce con una riduzione della popolazione al quartiere, agli eventi e quant'altro. Pertanto ci vorrebbe veramente di sensibilizzare l'amministrazione per far sì che si sviluppi questa nuova sede a Porta del Foro. Sentiamo la Galdo. Investitura e giuramento del magnifico maestro di campo. Prendono posto il cancelliere della giostra del Saracino. Entra il cancelliere, poi ci sarà il giuramento del maestro di campo. I magistrati della giostra. La magistratura. Seguiti dal primo magistrato, messer Marco Dioni, primo magistrato. Poi sarà la volta dei rettori, del sindaco Alessandro Chinelli. In questi giorni è arrivata anche la lettera dell'Associazione Amici della Giostra, che hanno diffuso una lettera inviata al sindaco Chinelli annunciando lo scioglimento dell'associazione e diciamo rimarcando le tante proposte che sono arrivate dall'associazione ma che non sono state prese in considerazione. Associazione composta da personaggi della giostra come Sergio Nasi, insomma, che hanno ricoperto incarichi di primo piano. Ecco i rettori: Maurizio Carboni, Ezio Gori, Roberto Felici ed Andrea Fazzuoli.
della città, il sindaco messer Alessandro Dinelli. Ecco il sindaco. Bastone di comando consegnato al maestro di campo Lisandrelli. Ruolo sempre difficile, contestazioni che sono state anche nelle ultime edizioni, momenti che poi fanno parte del colore, no? Beh, certo. La cosa che è incredibile è che i maestri di campo che sono poi succeduti nel tempo non ce n'è stato uno che non ha mai ricevuto critiche. Hanno sempre ricevuto. Aspettiamo il giuramento adesso. Sentiamo il giuramento. Nella mia qualità di sindaco consegno il bastone di comando ed investo delle funzioni di maestro di campo messer Ferdinando Lisandrelli, che si impegna ad osservare con lealtà ed imparzialità le regole cavalleresche che governano la giostra. Sentite i fischi che arrivano dal pubblico, che è un po' una scena che si ripete tutti gli anni, sì. Come dicevi tu. No, però la cosa che voglio dire è che i maestri di campo che sono succeduti non hanno mai preso delle decisioni un po' sconvenienti, no? Impopolari. Non hanno mai dimostrato veramente un polso per far ripetere una carriera quando veramente ce n'era necessità più volte, e quindi sono un po' andati a sfumare anche i suoi reali poteri. Invece sarebbe bello che i quartieri sapessero, e i figuranti, che se c'è una carriera da far ripetere per la correttezza della gara, questa venga fatta ripetere. Cioè, ci vorrebbe proprio la certezza assoluta. Eh sì. Estrazione dell'ordine delle carriere e giuramento dei capitani dei quartieri per la giostra di San Donato del 23 giugno 2018, dedicata alla Fiera Antiquaria nella ricorrenza dei 50 anni dalla prima edizione. Per l'estrazione del primo quartiere, il paggetto del quartiere di Porta Sant'Andrea. Paggetto di Porta Sant'Andrea, prima estrazione, vediamo chi aprirà la piazza. E qua abbiamo quattro quartieri, o perlomeno due quartieri, quelli più preparati, diciamo, che non vedono l'ora di uscire primi. Subito. Subito. Una volta non era così. No, è cambiato questo aspetto. Una volta tutti volevano uscire qua quarti per vedere cosa fare. Adesso tutti vogliono uscire primi per fare cinque, tanto tutti lo devono comunque fare e mettere in salita gli altri quartieri. Vediamo un po'. Ad aprire la piazza Saga. Corre la prima carriera, il quartiere di Porta Crucifera. Porta Crucifera, proprio i due debuttanti. Eh beh, è un bel colpo. Magari loro aspettavano di uscire quarti, questo non lo so. Però da debuttanti troveranno una piazza sicuramente tranquilla. E se la fortuna e la bravura l'assistono e riescono a piazzare subito un centro, poi sarà una giostra molto calda, molto molto calda, in salita per gli altri quartieri. Sentiamo il capitano, Rodolfo Raffaelli. Al cospetto della città di Arezzo, giuro sul mio onore di correre giostra nel pieno reale rispetto delle regole cavalleresche che la governano, osservando gli ordini del maestro di campo, i deliberati della magistratura e i pronunciamenti dei giudici. Eccolo qua. Il giocamento di Raffaelli, adesso l'estrazione delle lance da giostra. E
giusto per fare così il toto, anche se è presto ovviamente, tu chi faresti partire per primo? Rauco o no? Beh, è un po' difficile dire questa cosa perché uno dovrebbe aver seguito gli allenamenti e conoscere più a fondo le caratteristiche, cioè al di là della forma. Come caratteristiche io farei giostrare per primo Rauco, sicuramente. Seconda estrazione, il paggetto di Porta Santo Spirito. Vediamo quale sarà il secondo quartiere a scendere sulla lizza. Dopo Porta Crucifera, il secondo quartiere sarà... Corre la seconda carriera, il quartiere di Porta del Foro. Porta del Foro. Quartieri veterani delle vittorie, almeno delle ultime edizioni, partiranno per ultimi. Esatto, esatto. E vabbè, ripeto, alla fine se uno ci pensa non cambia molto partire primi e ultimi, tanto 5 deve essere fatto sia in prima che seconda carriera, non si può pensare di fare altro ad oggi, perché se pensi ad altro, giocartela sul 9 già parti con una mentalità da sconfitto. Pertanto a Santo Spirito cambierà poco. A Sant'Andrea forse anche a loro veramente poco. Capitano Dante Nocentini. Sul mio onore di correre giostra nel pieno e leale rispetto delle regole cavallaresche che la governano, osservando gli ordini del maestro di campo, i deliberati della magistratura e i pronunciamenti dei giudici. Un po' di emozione per Dante Nocentini, che adesso estrae le lance da giostra. E ora sapremo se per ultimo sarà Porta Santo Spirito o Porta Sant'Andrea. È una giostra che con questo ricambio di Porta Sant'Andrea ha lasciato Stefano Chierici, sicuramente una grande perdita, al di là di, ovviamente, che poi i giovani vanno fatti crescere, no? Però chiaramente si rompe quella coppia che era una macchina quasi perfetta. Sì, era una coppia che ha super rodata, ha portato tante vittorie a Sant'Andrea, e poi Stefano Chierici a me personalmente manca per l'amicizia e per la storia, che ci siamo anche scontrati in giostra, però magari non era ancora maturi i tempi per andare via, ecco, dal quartiere, perché giustamente hanno fatto una scelta imposta, hanno voluto prendere un giostratore in casa e hanno fatto benissimo. Però ancora qualche anno ci voleva per poter decidere un esordio. Terza carriera. Il quartiere di Porta Santo Spirito. E allora chiuderà Porta Sant'Andrea. Terzo quartiere Porta Santo Spirito e poi Porta Sant'Andrea, che quindi invece che primo sarà ultimo. Eh sì. Magari a Vedovini dispiace un po', perché gli piace partire in prima carriera, fare il 5 e vedere gli altri come se la giocano, però purtroppo è l'estrazione così, va presa com'è. Capitano Marco Geppetti. La mia qualità di capitano degli armati, al cospetto della città di Arezzo, giuro sul mio onore di correre giostra, nel pieno e leale rispetto delle regole cavalleresche che la governano, osservando gli ordini del maestro di campo, i deliberati della magistratura e i pronunciamenti dei giudici. Estrazione delle lance da giostra anche per il capitano Geppetti. Porta Santo Spirito estrae le lance da giostra. Il microfono è sempre lo stesso, però la voce della Galdo ovviamente ha un'altra impostazione, anche perché è il suo mestiere, tra virgolette. Per l'estrazione del quarto quartiere, il paggetto del quartiere di Porta Crucifera. Porta Crucifera, paggetto che sancirà che a correre per ultimo sarà Porta Sant'Andrea. Rettori, il volto non lascia trasparire. Corre la quarta carriera. Chi sarà? Chi sarà? Di Porta Sant'Andrea. Porta Sant'Andrea.
Vedremo poi anche sui cavalli quali sarà la scelta, anche lì ci sono delle scelte quasi fatte, altre invece magari c'è un po' incertezza. Ma in linea di massima non credo che ci saranno incertezze sui cavalli, a quello che ho capito sono già tutti delineati e molte scelte in alcuni quartieri sono state proprio frutto dei cavalli, ad esempio Porta Crucifera, la scelta di non far correre Carboni in questa edizione è proprio stata il frutto di prediligere un binomio piuttosto che un giostratore. A parte diciamo che le coppie più rodate, però non ci si sente stavolta di dire che c'è un favorito rispetto magari all'altra volta. Allora, i favoriti nella giostra ci sono, ma contano poco perché i colpi di scena sono proprio la giostra e il colpo di scena per eccellenza. Però chiaramente Santo Spirito mi sento sempre di dire che è e rimane il favorito. Gli altri poi ci potrebbero stupire perché le carte in regola ce le hanno tutti gli altri, però Santo Spirito rimane sicuramente il favorito. Ecco la dedica della Lancia al cinquantennale della Fiera Antiquaria, prima edizione che si svolse in Piazza Grande il 2 giugno 1968 in occasione della festa della Repubblica. A idearla e organizzarla l'antiquario retino Ivan Rusk, ispirandosi ai celi. Ecco la Lancia che nella parte principale rappresenta proprio la fiera con la piazza e i suoi banchi, le altre due facce della Lancia invece rappresentano Giorgio Vasari e Ivan Bruschi, la parte alta invece trova i vari motivi dell'antiquariato, quindi una Lancia con tanti simboli, come detto ispirata dai lavori di Vittorio Angini, realizzata dal maestro intagliatore Francesco Conti. Il sindaco della città di Arezzo. I giostratori, quando c'è l'estrazione delle carriere, la seguono. Dove sono? I giostratori sono mimetizzati, ben distanti, sì, nella folla. E poi dipende, perché molti, tipo ad esempio io ero tra questi molti, me ne stavo a casa distante da tutto perché ero un po' scaramantico e quindi niente, volevo saperla in diretta, però ecco, me ne stavo distante dal comune, sì. E allora la Lancia d'Oro adesso viene trasferita in cattedrale. Allora, ricordando che ad aprire la piazza sarà Porta Crucifera, poi Porta del Fuoco, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, io ringrazio Daniele Gori per essere stato con noi e a presto. Grazie a voi, buona serata. Ci vediamo da domani da Piazza Grande con le prove.